Se vogliamo abbonarci, iniziamo, lo posso dire anch'io, abbiamo concordato prima, l'ultimo incontro nella prima serie del Medioevo in Archivio. Io ringrazio l'Associazione Italia Medievale, ringrazio Archeio, che sono stati i fautori e i promotori di questa iniziativa e che ha avuto direi un buon successo e che vale la pena di replicare sicuramente. E oggi parliamo di un documento che tradizionalmente come datazione chiuderebbe il Medioevo, 1492, è una data a me particolarmente cara perché il 27 aprile è il giorno del mio compleanno, quindi non me lo dimentico facilmente. E magari qualche anno dopo ti porta maledettamente bene e quindi è un argomento molto interessante, molto importante per una serie di cose che ci illustrerà la professoressa Valdetti, che ringrazio di essere venuta e di partecipare a questa iniziativa di giugno in un tempo un po' forse troppo in là per i tempi milanesi, però vedo che la partecipazione di pubblico è abbastanza nutrita. Però non vi faccio perdere ulteriormente tempo e passo la parola ad Andrea Terreni che ci dirà qualche saluto anche a voi. Grazie. Bene, buongiorno a tutti, e sono io a ringraziare Luigi Compagnoni, direttore dell'Archivio di Stato, per aver accettato questa proposta che assieme a Maurizio Calì, presidente dell'Associazione Italia Medievale, abbiamo appunto concepito di fare una serie di incontri che quest'anno si è concretizzato in questa serie di quattro incontri marzo-giugno 2018, a cadenza mensile, dedicati appunto alla valorizzazione, alla conoscenza, alla riproposizione, diciamo in chiave monografica, di quattro grandi testimonianze documentarie conservate qua in Archivio di Stato e particolarmente significative per la storia milanese, ma con un respiro diciamo, di più ampio raggio e più di loro significato appunto per la storia, direi, oserei dire mondiale. Abbiamo iniziato il primo incontro, è stato dedicato alla pergamena, alla cosiddetta numero 1, quindi archivio nota come la numero 1, cioè la pergamena più antica conservata negli archivi di Stato d'Italia, 721, di età longobarda, un vero e proprio cimelio che l'archivio di Stato ha la fortuna di conservare nel suo patrimonio. E abbiamo proseguito poi con documentazione appunto medievale, legata a Carlo Magno, nel secondo incontro, e per poi passare a Federico II, a Federico Barbarossa, e per giungere oggi appunto al limitare diciamo, della cronologia classica del Medioevo, anzi se vogliamo tecnicamente sforando di qualche mese rispetto alla convenzionale inizio, dell'età moderna, 1492, scoperta dell'America appunto, e a conclusione diciamo di questo primo ciclo di Medioevo in Archivio. E naturalmente mi fa molto piacere quanto anticipava prima il direttore e penso che anche Maurizio Calì sia perfettamente d'accordo che insomma questa proposta di cicli monografici legati a grandi fonti conservate in archivio vada opportunamente riproposta che incontra il favore e l'interesse del pubblico e penso che sia di particolare significato meritorio per la valorizzazione delle fonti e la conoscenza appunto di questi veri e propri pezzi unici che l'archivio conserva e che è giusto e bello proporre ad un grande pubblico. E appunto rubo ancora proprio pochissimi minuti per piccolo accenno appunto a questa fonte specifica di cui poi la professoressa Valdetti ci parlerà in maniera approfondita, per dire quanto l'archivio sforzesco, conservato appunto in archivio di Stato, conservi appunto tra tante missive
in questo grande carteggio del periodo locale sforzesco, quindi 1450-1500, con qualche prosecuzione anche ai primi del 500, conservi appunto all'interno, in questo grandissimo fondo essenzialmente di missive, di corrispondenza diplomatica, delle vere e proprie chicche particolarmente interessanti, che appunto in mezzo a notizie di altro genere rivelano particolari storici che poi hanno avuto, di cui si è avuto un riverbero nei secoli a venire in maniera intensa. In maniera analoga rispetto appunto a questa missiva del 1493, ricordo un'altra missiva di qualche anno successivo, mi sembra del 1498, in cui in maniera simile un oratore presente alla corte inglese rivela, insomma, comunica al duca di Milano, Ludovico il Moro, la scoperta del Nord America, insomma, quella che adesso sappiamo, quello che poi in seguito si conobbe come Nord America, da parte di Giovanni Cabot, John Cabot, attraverso questa corrispondenza dall'Inghilterra a Milano abbiamo la prima notizia della scoperta della costa del Canada, dell'Alto Canada. Quindi, insomma, la preziosità dell'archivio sforzesco anche per questi particolari specifici è notevolissima. A tutti, il fatto che sia qui fra voi è dovuto in realtà all'occasione che abbiamo più che altro di vedere un documento straordinario e di entrare in una storia un po' particolare, cioè la storia nel momento in cui la si fa, non in cui la si giudica dopo 50, 100 o 500 anni, quindi con il senno di poi di Francesca Daglienti, che vede che cosa è successo dopo quel famoso 12 ottobre 1492. Intanto vediamo il documento, perché il documento ha una sua vita. Allora, la cosa interessante da un lato è che rimangono nell'affrontare i fenomeni storici sempre due visioni in parallelo, e questo indipendentemente da quanto andiamo avanti con le tecniche scientifiche di studio, di approccio alla documentazione e l'interdisciplinarità. Cioè, da un lato abbiamo la curiosità e il piacere erudito di scoprire il documento che ci dice qualche cosa di specifico, e dall'altro invece abbiamo il modo di fare storia dello storico, che è tutt'altro. Allora, sinceramente, dal mio punto di vista di studioso di storia, questo documento è uno dei documenti che indicano un fenomeno. Non avrebbe alcuna rilevanza, cioè in realtà per noi non è importante la prima volta che viene detta una cosa, perché sappiamo in realtà che probabilmente non è la prima volta. E soprattutto non ha neanche un senso mettere un prima, cioè che senso ha? Lo rende più importante? Perché? E scoperta è il termine corretto? Tutto sommato sappiamo per certo che quando il buon Colombo arriva a Hispaniola, per citare l'isola più grande, era abitata, quindi non ha scoperto nulla. Scoperto, dobbiamo cominciare a declinare e a dire: la scoperta dell'Europa occidentale di alcune isole delle Antille, perché poi l'isolone grande, cioè l'America del Nord, sappiamo che se vogliamo parlare di scoperta da parte occidentale dobbiamo andare al V secolo e riferirci ai vichinghi. E la usano poi questa parola scoperta, altro problema fondamentale, il linguaggio.
non adoperiamo parole che non sono usate all'epoca e che poi comunque bisogna fare attenzione a come sono usate all'epoca, perché cambiano il significato. Una parola semplicissima, noi qui siamo nel palazzo del Senato e mi pregio e ho un orgoglio enorme di dire che questo è stato il Senato di Milano, in un momento delicatissimo della storia della nostra penisola, dell'unità d'Italia, con tutto un significato di illuminismo, di lotta di contro una marea di pregiudizi, di secoli di oppressione che c'è stata, culturale, ecco, non è il Senato che abbiamo oggi. Ecco, andiamo a vedere cosa dice il documento, cioè come all'epoca hanno sentito questa, tra virgolette, scoperta. Anche perché, se vogliamo venire a un'esperienza che forse ci accomuna, io adesso vedo in sala a parte alcuni giovanissimi che erano lungi dall'essere nati, però più o meno tutti abbiamo assistito, più o meno grandi, a un altro momento che avrebbe dovuto segnare la svolta della civiltà occidentale, e mi riferisco all'allunaggio. Io avevo 4 anni e ho trovato una cosa di una noiosità, volevo vedere Bracco Baldo Show e i miei genitori mi rompevano le scatole perché mi dicevano di stare zitta, ovviamente, perché c'era l'allunaggio. È andato poi a finire come? No, perché, scusate, siamo allunati ormai da 48 anni, non c'è uno straccio di base sulla Luna. Ma non c'è neanche un momento. Una volta avrebbero messo, cioè, hanno detto che c'è una bandiera, boh, non lo so, però vabbè, una bandiera, la miseria. Cioè, giriamo intorno alla Terra, peraltro ogni tanto caschiamo anche giù per terra. I cinesi ci hanno fatto anche passare le nostre belle sensazioni, finito lì. Avrebbe dovuto essere la svolta epocale pari alla scoperta dell'America. Sono passati 50 anni e non è cambiato assolutamente nulla, neanche le patate ci sono arrivate. Questo per darvi l'idea. Allora, fra 500 anni, quando giudicheranno l'allunaggio, cosa diranno? Io ve lo pongo per farvi capire quanto un documento dal punto di vista storico viene giudicato in modo diverso che dal flash, trovato il primo uomo, ecco, trovato il primo niente, ecco, ok. Perché diventa interessante questo documento? Proprio perché colloca, pur nella sua enorme precocità, perché è un documento molto precoce, uno dei primi che danno ufficialmente segnalazione della, diciamo, di ciò, di quella che è stata l'esito della spedizione di Colombo, della prima spedizione di Colombo. Siamo addirittura ancora ad aprile, 27 di aprile, quando poi, diciamo, a Roma, da dove parte il flusso di notizie che daranno via tutte le pubblicazioni delle varie forme di lettere di Colombo e quant'altro, saranno di maggio. Quindi è precocissima. Eppure, guardiamo come viene vissuta, fisicamente. Allora, ecco, ma manco si inizia, No, cioè già intanto è una lettera qualunque, come vedete, per l'amor del cielo, l'adoro. Ecco, avevano il pregio all'epoca di fare che cosa? Di scrivere su carta di stracci, il che rende la carta particolarmente resistente. Una bella grafia, è andata anche bene, perché se no non so se sarei stata grafia. Addirittura talmente banale che qui, quando poi la vedrete, c'è il foro perché è stata infilzata.
messa in filza per la sua archiviazione. Arriva piegata, perché ci sono ancora i segni delle piegature, una lettera normale. Una normale mail, come diremmo oggi, neanche con la priorità. Guardate, qua dietro di solito, quando c'è una notizia di un certo rilievo, si mette, cito, che era l'invito al messo, al cavalcante, quello che fisicamente portava la posta al duca, di andare veloce, cito, una volta, vai, cito, era vai veloce, cito, vai volando, questo praticamente si scapicollava e faceva Venezia-Milano in 3 ore, ok? 3 ore no, però per intenderci, scapicollando, questo era cito, vai volando, non c'è neanche un cito. Non vale, sì, tutto il resto. Tanto è vero che prima della parte in cui si addiviene al nostro buon genovese, si parla di una cosa che invece, caspita, induce a pensare, cioè da molti giorni gli viene in questa terra uno gioielliere, un gioielliere, del Papa, quale per quanto intendo sollicita per comprare molte gioie. Il Duca di Milano deve sapere che c'è un gioielliere di Papa Alessandro VI che vuole, intende fare incetta di gioielli di pietre preziose a Venezia. Questa è la notizia che va prima di quella su cui tutta la scuola a cui noi siamo stati cresciuti ha costruito il mito del 12 ottobre 1492, la scoperta dell'America, la quale scoperta si riduce a queste parole. Attenzione, neanche la notizia, allora viene data la notizia perché? Perché questa stessa notizia è stata letta pubblicamente nelle calli e nelle piazze di Venezia. Quindi non c'è la sensibilità da parte dell'oratore sforzesco di trovare la notizia prima, di capirla dalle cancellerie o dagli altri diplomatici e ambasciatori, dallo stesso ambasciatore del sovrano di Spagna. Questo il nostro povero bimercato veramente umile, cioè un oratore, è una persona che sta lì un po' più che un ambasciatore, come lo chiameremo noi oggi pomposamente, è un cronista. E Lombardia, senza nulla togliere alle reti nazionali, è lì, sente quello che gli altri dicono e gli dicono. Sente le notizie pubblicate. E viene pubblicata che cosa? Viene pubblicata in questa terra certe lettere, che sono le lettere, perché è il plurale, ma in realtà è la lettera composta da più fogli di Cristoforo Colombo, che già incomincia a circolare, le quali contengono, come per alcuni spagnoli, la gita, il paese, per alcuni spagnoli sono trovate, no, c'è stata scoperta l'allunaggio Armstrong, teniamo il respiro, no, sono trovate, la casualità, che peraltro è correttissima, è del tutto casuale, sono state trovate, non scoperte. Si scopre ciò che si vuole, che si cerca. Si trova per caso. Guardate la correttezza lessicale. Cerchiamo di rispettarlo. Fleming trova casualmente
la penicillina. Pasteur scopre il vaccino perché lo cerca, ok? E giustamente, perché erano comunque tutti umanisti e le parole, contrariamente a noi oggi, le sapevano usare e non le usavano casualmente, il nostro oratore dice: sono trovate certe isole, ci si imbattono casualmente, delle quali non si aveva cognizione alcuna. Non dice nuove, mai scoperte, non ne conoscevamo l'esistenza. La capite l'umiltà che avevano? Che noi abbiamo perso? Cioè, per noi quello che noi non conosciamo non esiste, come i bambini. Mentre invece all'epoca si aveva l'umiltà di riconoscere che non erano a noi note, ma non significava che non esistessero o non si conoscessero, altri potevano conoscere. Abbondante d'oro, spezie e altri buoni frutti, le copie delle quali lettere non mando alla eccellenza vostra, perché per il consule dei Catelani, il consule dei Catelani è il consule Bernardino, cioè non il consule nel senso del consolato nostro, quindi non era l'ambasciatore, era il capo della delegazione dei mercanti di Catalogna, cioè quelli che commerciavano con l'Italia, soprattutto per la lana, mi è detto esserne copia a Milano. Allora, non solo l'oratore, guardate che è assurdo, l'oratore di Milano a Venezia apprende dell'approdo sulle isole delle Antille da parte di Colombo dalla pubblicazione, praticamente dalla Gazzetta Ufficiale, viene pubblicata. Pubblicare vuol dire rendere pubblico, cioè leggere pubblicamente, di queste lettere a Venezia. Ma viene a sapere che le lettere sono già state mandate alla Corte di Milano dal console dei Catalani a Venezia. Il che ci dà l'indizio di quanto ancora in nuce fosse quell'aspetto degli ambasciatori, degli oratori, quindi della diplomazia, che pure a partire dalla seconda metà del 400 è uno dei tratti salienti che portano alla creazione di quello che noi usiamo definire Stato Moderno. Ma vi rendete conto di quanto in realtà fosse ancora zoppa, agli albori, l'arte diplomatica, se su un evento del genere, che comunque, attenzione, adesso lo vedremo dal punto di vista mediatico, ha una preparazione di una campagna fatta in modo molto mirato e molto pervasivo, a Milano la notizia arriva così. Arriva sì precoce, ma arriva tutta per doppio sentito dire. E allora mi viene in mente la marea di studi sulla diplomazia sforzesca che sono stati fatti e che parlano di una diplomazia come se fosse, se trattasse di uno Stato contemporaneo. Siamo lontani alla luce. Siamo a livello di Striscia la Notizia o di Senti il mio amico che mi ha da dire un po' di piano. Allora, ciò premesso, vediamo un attimo, che non so quanti di voi si ricordino nella confusione generale, il buon Colombo fa due viaggi, il primo partendo dalle Canarie e arriva ad Haiti il 3 gennaio e poi rientra il 15 marzo del 1492. Il secondo
che è quello più trionfale e anche più disastroso, parte da Cadice il 25 di settembre con rientro a giugno del 93, con rientro a giugno del 95. Ovviamente è ben lungi dallo scoprire l'America ed è il motivo per cui le Americhe non portano il suo nome, perché sennò non si capirebbe il perché, ma non scopre l'America, e soprattutto per tutta la sua vita lui sarà convinto non di avere scoperto le propaggini di un nuovo continente, ma le propaggini dell'Asia. Cioè lui muore convinto che quelle siano isole che fanno parte dell'Asia, non delle Americhe. Questo perché altrimenti uno dice, ma perché cavolo non le chiamano? Insomma, si chiamano Americhe. Attenzione, gli altri lo capiscono, non vuoi capire proprio, ma gli altri sì, perché gli altri, a cui accennavamo prima, tra cui Amerigo Vespucci, se ne accorgono in fretta che lì c'è qualche cosa di un po' diverso da quattro isole e due cannibali. Quando torna, con cosa torna? Con la miseria. L'elenco è qualche pepita d'oro, un po' di cotone, due o tre pappagalli, qualche ananas, l'uso delle amache, una decina di indigeni malaticci e spauriti. Questo è il bottino del primo viaggio. Voi capite che ovviamente, come dire, non c'era nulla da celebrare. Fra l'altro, spettacolare è la capacità di presa che ha l'idea che su queste isole ci sia l'oro, quando assolutamente oro non c'è e non c'è neanche nel Sud America. In Sud America l'oro arriva dalla parte del Mesoamerica ed è di rimando, ed è perché gli aztechi rapinano le popolazioni incaiche e mesoamericane del loro oro e le usano come schiavi e quindi ci fanno i bambini. Se voi leggete le straordinarie pagine di Victor von Hagen sulla ricerca dell'Eldorado, la cosa più sconvolgente e drammatica sono le migliaia di vite, da una parte e dall'altra, che si sono consumate letteralmente, cioè 30 anni di spedizioni in queste foreste, a impazzire letteralmente, alla ricerca di oro che non esiste. Allora, tutto questo inizia con una campagna mediatica. A fronte della povertà del risultato, esattamente come per l'allunaggio, non ci ha portato nulla, nulla, ammesso che sia vero. Perché uno comincia anche a farsi due domande, No, perché se vai in un posto poi ci sai anche tornare, in genere. Almeno in America ci sono riusciti, quindi siamo già un passo avanti rispetto alla Luna. Comunque, rispetto alla povertà del risultato, quattro sassi ha portato Armstrong, bene, quattro schifezze ha portato Columbo, la stessa cosa. La campagna mediatica è uguale. Ed è costruita attraverso uno strumento, e grazie a uno strumento che è eccezionale, e che segna la vera svolta tra epoca medievale e epoca moderna. Ed è la stampa. Di trovare queste isole diventa la scoperta di un nuovo continente grazie alla stampa. Quattro monili d'oro diventano l'Eldorado grazie alla stampa.
E attenzione, non ai bei codici che la biblioteca qua di fianco, io vi ricordo che oltre allo straordinario patrimonio dell'archivio di Stato, c'è anche uno straordinario patrimonio della biblioteca dell'archivio, che è eccezionale. Non solo di codici e volumi, ma di uno strumento che è il foglio a stampa. Le lettere a cui si fa riferimento sono stampate su foglio unico che viene letto da attori e ciarlatani nelle fiere e mercati. È una sorta di primo gazzettino gossip che dà adito anche a forme, se vogliamo, di rappresentazione da strada di questi fenomeni e che rende spendibile la notizia di queste spedizioni. Quindi l'Europa riceve la prima notizia, attenzione, sulle isole insulis indie supra Gangem nuper inventis, quindi sulle isole dell'India da poco ritrovate, trovate al di là del Gange, direttamente da Cristoforo Colombo per mezzo delle lettere in spagnolo che il 14 marzo 1493 il navigatore manda a Lisbona a Gabriele Sánchez. La lettera in spagnolo viene tradotta in latino perché il latino è l'inglese dell'epoca. Ricordo ai giovani virgulti qui presenti che fino all'Ottocento, fino alla seconda metà dell'Ottocento, i grandi congressi scientifici internazionali vedevano i protagonisti parlarsi tutti in latino, ed è il motivo per cui i licei si studia il latino, con più gran costrutto che parlare in inglese, considerate le scoperte che abbiamo fatto nel secolo dell'Ottocento e le schifezze che scoperte che facciamo adesso. Comunque, il latino lo rende spendibile a livello internazionale e la volgarizzazione in italiano lo rende spendibile a livello popolare. Tutto questo quindi in realtà per questa sì una scoperta, la scoperta dell'arte della stampa a caratteri mobili. Così come a portare Colombo in quell'oceano vasto e senza punti di riferimento sono una serie di scoperte scientifiche che portano che cosa? Portano a una nave di una determinata stazza in grado di muoversi e di essere governata in mare aperto. Come giustamente segnalato dagli storici, per arrivare alle isole delle Antille si inizia alla fine del XIII secolo, alla fine del 200, col castello di Poppa, con l'uso della bussola, con l'uso dell'astrolabio del sestante. Tutto questo è parte di quella modernità che noi racchiudiamo in una semplice data, che però non ha corrispondenza storica. Questo per darvi l'idea, qui abbiamo la traduzione in tedesco e della diffusione di quest'opera. In Italia è il papato di Alessandro VI a interessarsi per ovvi motivi, anche per l'unione politico. Rodrigo Borgia è spagnolo e ha interesse a mettere un sigillo su quella che è la vera competizione politica che si svolge per la prima volta al di là dell'Europa. E ne sono protagoniste due potenze che fino ad allora erano stati in secondo ordine nel panorama europeo, cioè Spagna e Portogallo.
perché entrambi umilissimi. Di nuovo, non pensiamo, cioè noi siamo abituati a vedere la Spagna della conquista legata a Carlo V. Ma Carlo V, l'interesse di Carlo V è nelle Fiandre. L'interesse di Carlo V è mettere il cappello politico sull'Italia, su Milano, su Napoli, dominare e, diciamo, trattenere la potenza turca. La conquista, sapete a chi è affidata? Ai banchieri tedeschi. Sono i Fugger che armano i conquistadores, e altro non sono che mercenari. Il re di Spagna non metterà un pezzo d'oro, uno, per la conquista delle Americhe, non ce li ha. È impegnato in che cosa? Nell'inferno in terra, perché l'Europa si apre con l'inizio del secolo da un lato alle guerre d'Italia che coinvolgono i due blocchi continentali della Francia e dell'impero asburgico che ha la Germania, l'Austria e la Spagna, e se la giocano in terra italiana, e dall'altro l'altrettanto sanguinaria, orrenda, massacrante guerra di religione che si aprirà a partire dal 1517 in seguito alla riforma protestante. Questa è la storia che interessa. Questi sono i movimenti che allarmano, perché in realtà, mentre Spagna, Portogallo, ma soprattutto il Portogallo, costruisce la flotta atlantica, nel continente europeo, soprattutto in Italia, gli staterelli che nell'esaltato, immeritatamente esaltato, equilibrio degli stati italiani, che altro non è che una paralisi per evitare che la penisola italiana diventasse uno Stato a livello di dimensioni nazionali, come gli altri Stati europei, vede la penisola stessa diventare, diciamo così, il bottino da portare a casa da parte di Stati che ormai hanno dimensioni nazionali. E la partita che si gioca è una partita fratricida che pesa a livello non solo generale degli assetti politici istituzionali dell'Europa moderna, ma anche sulla vita quotidiana delle persone. Pensate che cos'è una guerra di religione? Perché noi ne abbiamo una parvenza adesso, qua e là. Questo è il mondo della scoperta dell'America. Se noi non lo capiamo, non capiamo perché c'è il mito della scoperta dell'America, che in sé è veramente poca cosa, ma viene costruita perché al di là di quello che è l'evento in sé, di un ritrovamento incidentale e poi di una occupazione colonialista, l'idea è di uscire dall'inferno che viene riportato e che si legge nell'arte. Ma la vedete, la cogliete la cesura che c'è tra un Foppa e un Caravaggio? Tra Leonardo dell'Ultima Cena
e un Hieronymus Bosch. L'Europa del Cinquecento, l'Europa della scoperta, l'Europa della conquista è l'Europa di Bosch. È l'Europa governata dalla politica, dall'economia, dalla religione, in cui la società è trascinata, violentata, seviziata non solo al di là dell'oceano, come ci è stato insegnato, ma anche al di qua. Sure.